Bentornati, sono Yelenia e questo è Chiacchiere Letterarie. Sì, è il mio turno di parlarvi delle letture del mese. Come vi ha già annunciato Taika nel suo video, che vi lascio qui di lato, ogni mese vi faremo un resoconto delle nostre letture, raccontandovi un po' cosa ne pensiamo e suggerendovi quelle che ci sono piaciute maggiormente. Il mio mese di letture è iniziato con 400 di Susana Fortes. Questo libro, che ricade nella categoria del romanzo storico, si snoda attraverso due epoche. Seguiamo le vicende di Anna Sotomayor, una studentessa spagnola che si reca a Firenze per svolgere una tesi su Pierpaolo Manzoni, un famoso pittore vissuto sotto la protezione di Lorenzo de' Medici. In parallelo l'autrice ci porta nella Firenze del 1478, dove conosciamo Pierpaolo Manzoni e lo vediamo dagli occhi del suo assistente, Luca. La storia si svolge quindi parallela tra le due epoche, e mentre Anna svolge le sue ricerche sul pittore, molti elementi che riguardano la congiura dei pazzi del 1478 iniziano ad emergere e a coinvolgerla in quella che sembra una congiura che potrebbe essere ancora attiva ai giorni nostri. Questo libro è stato per me il tipico 3 stelline su 5, un balzo della letteratura, perché non saprei dire se mi è piaciuto o non mi è piaciuto. È rimasto su un livello molto indecifrabile. Mi è piaciuta molto la ricostruzione storica, mi è piaciuta tutta la parte del romanzo che si incentrava sulla vita di Pierpaolo Manzoni, sulla vita degli artisti che stavano presso la corte di Lorenzo, sulla congiura e in generale tutta la parte relativa al 1400, ma non mi ha convinta la parte del presente. Non mi è piaciuta l'idea di aggiungere una storia d'amore che a mio parere era decisamente superflua e strideva anche con il resto della storia. E soprattutto non mi è piaciuto il fatto che alla fine del libro molti degli eventi non venissero spiegati totalmente. Le cose si risolvono quasi magicamente, senza che né il lettore né i protagonisti si rendano conto di che cosa ha fatto sì che si risolvessero. Insomma, come inizio delle letture del mese 400 è stato abbastanza deludente, soprattutto quando poi, dopo averlo letto, sono andata a vedere un paio di recensioni e ho scoperto che l'artista citato nel romanzo, Pierpaolo Manzoni, non è neanche esistito. Quindi da quella che io ritenevo una buona ricostruzione storica, alla fine dei conti neanche lo era. Quindi è stata decisamente una lettura deludente. Subito dopo 400 mi sono dedicata a un altro regalo di compleanno, in questo caso al Fario di Virginia Woolf. Se avete visto il video del Real Time Book Tag, saprete già che sono partita di base, leggendo questo romanzo, con un'idea totalmente sbagliata di che cosa avevo davanti. Ero convinta infatti che Virginia Woolf fosse una giallista. Ammetto di non averla portata alle superiori e penso che in buona parte fosse un'associazione mentale a Nero Wolf, per quanto stupida. Quando mi sono trovata davanti questa famiglia vittoriana, i Ramsay, così semplici, così comuni, eppure al tempo stesso così particolari, è stata una sorpresa incredibile. Al Faro è, e al tempo stesso non è, il racconto di una gita in famiglia. Dico che non è perché la gita che cercano di organizzare i Ramsay, la famiglia protagonista del romanzo, è solo una scusa. Quello su cui si concentra tutta la narrazione non è il momento presente, non è la gita che hanno in programma, ma i pensieri, le emozioni e i sentimenti dei personaggi che fanno parte della famiglia. Su di tutti prevale la figura della signora Ramsay, la mamma. Sono i suoi pensieri che all'inizio ci accompagnano nella narrazione, che ci proiettano in questo mondo quasi onirico in cui conta di più il pensiero della realtà. Non si può neanche dire che il romanzo sia un flusso di pensieri. In realtà questo romanzo è un flusso incrociato di pensieri. Tanti personaggi che pensano, sognano, desiderano. Tutti i loro pensieri sono presi e amalgamati in queste pagine. La signora Ramsay, il marito, gli ospiti della casa, tutti pensano, sognano e noi siamo travolti da questi pensieri, da questi sogni, da queste emozioni. Ed è talmente forte questa marea di emozioni che man mano che andiamo avanti e lo leggiamo, iniziamo a non sentire più le nostre emozioni ma immergerci nelle emozioni dei personaggi. È stata un'esperienza incredibile che ancora oggi, nonostante sia passato quasi un mese, quando ci ripenso dico, non avevo mai letto un libro del genere, non sono abituata a questo tipo di libri. Non so se si capisce qualcosa da questo caos che ho creato intorno a questo libro, però quello che voglio farvi arrivare è che è un libro che, se
se non questo, almeno un altro della Wolf va letto una volta nella vita, perché è un'esperienza davvero molto particolare. La mia terza lettura è una lettura un po' più convenzionale, un fantasy di cui vi ho già parlato in una recensione precedente. Sto parlando di Premonitus l'ombra del destino di Giulia Rizzi. Non sto a dilungarmi tantissimo su questo romanzo, se volete saperne di più vi lascio il link della recensione che ho fatto qui al lato. In generale questo fantasy è un fantasy all'antica. Finalmente abbandoniamo lo scenario urban fantasy che spopoleggia tantissimo nell'ultimo periodo e torniamo a un'ambientazione medievaleggiante in cui abbiamo un misto di mistero, magia, amore, tutto ben racchiuso in questo romanzo che è il primo di una duologia. Vi consiglio caldamente di vedere la recensione se ancora non l'avete vista e di dare una possibilità a questo fantasy, di cui vi lascio anche il link all'acquisto qui sotto, e ringrazio tantissimo l'autrice per avermi mandato questo fantasy e avermi permesso di recensirlo e di parlarvene. Dopo il fantasy mi sono dedicata a una lettura gialla, sicuramente potete notare dalle mie letture che sono una lettrice onnivora, leggo più o meno qualunque genere. Una collega mi ha prestato appunto un giallo, I Bastardi di Pizzo Falcone di Maurizio De Giovanni. Avevo già letto di quest'autore Il Metodo del Coccodrillo, e questo è, diciamo, quello che si può ritenere un sequel del Metodo del Coccodrillo. Nell'altro conosciamo questa Napoli, conosciamo il personaggio principale, lo Iacono, il suo metodo investigativo, e abbiamo uno specchietto, uno spaccato della criminalità e della vita a Napoli. In questo secondo romanzo lo Iacono, un personaggio scomodo alla polizia, viene mandato in un commissariato, Pizzo Falcone, che ha alle spalle un'accusa gravissima. Gli agenti di Pizzo Falcone sono stati infatti accusati e processati per spaccio di droga, insieme ad altri agenti, agenti reietti che i commissariati della città non volevano e che trovavano scomodi. Lo Iacono si trova a dover svolgere il suo lavoro e a dover risollevare il nome di Pizzo Falcone. Il primo caso con cui si scontrano è l'assassino di una donna dell'alta società di Napoli uccisa nel suo appartamento. E questo caso è l'occasione per Pizzo Falcone e per lo Iacono di ripristinare il proprio nome. Ho trovato quest'autore davvero molto particolare. La sua scrittura è semplice, non ha orpelli, non ha arzigogoli particolari, non ha incredibili descrizioni, eppure è talmente bella, quasi poetica, da proiettarti, da trascinarti in questa Napoli che lui vive quotidianamente e dal fartene innamorare. Leggendo le pagine del Bastardi di Pizzo Falcone viene voglia di vedere Napoli, voglia di vedere i quartieri più elevati, voglia di vedere i quartieri più bassi. Tutto diventa talmente chiaro e attraente ai nostri occhi da farci venire una voglia incredibile di vederlo realmente. Se non avete mai letto niente di De Giovanni vi consiglio di dargli un'opportunità. Il Bastardi di Pizzo Falcone è il primo di una serie di libri che vedono tutti come protagonisti questi poliziotti. È la storia che viene aperta appunto dal Metodo del Coccodrillo, che però non viene solitamente inquadrata in questa storia. Continua poi con Buio per i Bastardi di Pizzo Falcone e Gelo per i Bastardi di Pizzo Falcone, che è appena uscito in libreria. Quindi, davvero, se non avete mai letto niente di De Giovanni, vi consiglio di dargli un'opportunità perché è un giallo veramente, veramente bello. Dopo i Bastardi di Pizzo Falcone sono passata a un altro libro che ci hanno inviato. Si tratta di Maledetta Fantasia di Spicy Paper, ed è un romanzo che si può probabilmente inquadrare nel genere romanzo rosa. La protagonista della storia è una scrittrice, Giulia Vinci, che viene contattata da una casa di produzione cinematografica americana che vorrebbe mettere in scena uno dei suoi libri. Giulia, quindi, convinta dal rappresentante della H&H, Albert Wells, un uomo molto molto affascinante, si convince a partire per l'America per seguire lo sviluppo del suo film. La nostra scrittrice ha una spiccata tendenza alla fantasia, dalla quale si lascia travolgere troppo e che la ingannerà parecchio nel corso della sua avventura in America. Come ogni romanzo rosa che si rispetti, Maledetta Fantasia ha una storia d'amore, ma molto diversa da quella che ci si potrebbe aspettare. Devo dire che non sono una grandissima appassionata di romanzi rosa, ma ho trovato Maledetta Fantasia una lettura molto piacevole. Lo stile di scrittura è molto scorrevole, molto fresco, molto divertente. Alterna costantemente la realtà alla fantasia dell'autrice, con un miscuglio di romanticismo un po' piccante, di avventura e di un po' di mistero. Spicy Paper crea un romanzo rosa un po' particolare e molto molto divertente. È il primo di una serie, i cui sequel sono ancora in costruzione. La cosa che mi è piaciuta maggiormente, che poi fra l'altro rivedrete anche in una delle letture dopo, è che Giulia è un personaggio molto molto forte, che sa pestare i piedi quando vuole ottenere delle cose che sa che le spettano il diritto.
Spinta quindi da questa lettura rosa e dal fatto che eravamo vicini a San Valentino, mi sono fatta tentare dall'acquisto nel sito della Newton Compton Editori, che per San Valentino ha messo alcuni romanzini rosa a 99 centesimi. Tra questi ho scelto Un favoloso appartamento a Parigi di Michel Gabel, lei. Tra tutti quelli disponibili mi sono lasciata tentare da Un favoloso appartamento a Parigi. Vuoi per la mia passione per Parigi, vuoi per il fatto che la trama sembrava molto particolare. Anche questo libro infatti si snoda su due epoche temporali differenti. Nel presente abbiamo Epi, una curatrice e critica di mobili, che viene chiamata a Parigi per visionare dei mobili trovati in un appartamento. In questo appartamento April trova dei diari, appartenuti a una donna, Marthe de Florian, vissuta durante la Belle Époque. Forse il fatto che ci fosse la Belle Époque è stato uno degli elementi che mi ha convinto maggiormente a comprare questo libro. Belle Époque, Parigi, è una delle ambientazioni che a me ispira maggiormente. E la storia di Marthe de Florian, una demi mondaine della Belle Époque, è al tempo stesso divertente, interessante e rende tutto il romanzo molto particolare. È stata ovviamente una lettura molto leggera, come ci si aspetta da qualsiasi romanzo rosa. Però devo ammettere che il lato passato l'ha elevato maggiormente rispetto ad alcuni romanzi rosa che ho letto. La sorte ha però pensato che due romanzi rosa fossero troppo pochi per questo mese e mi ha messo davanti un terzo romanzo rosa. Ho ottenuto questo libro grazie a un contest della Sperliga Kaffer che ho vinto su Facebook. E non so perché, presa dalla scia di due romanzi rosa così carini, ho deciso di dedicarmi al terzo subito dopo. Il libro è Raccontami ancora di noi, di Giulia Besa, edito appunto Sperling e Kaffer. E se i primi due romanzi rosa mi avevano fatto ricredere su questo genere, questo è stato tremendo. Forse è la peggiore lettura che io abbia fatto dall'inizio del 2015. Raccontami ancora di noi, una trama che di per sé potrebbe anche essere interessante. Caterina de' Medici. Chi chiama la propria protagonista Caterina de' Medici? Una passione, i romanzi del suo scrittore preferito, Robert della Rovere. E durante un incontro in cui va a farsi altrogaffare uno dei romanzi, Robert della Rovere la nota e si dimostra interessato a una storia. Solo per farvi capire quanto possa essere idiota la protagonista di questo libro, quando lui le propone di andare a prendere un caffè, lei prende e scappa. Cioè, il libro inizia che lei, davanti al suo scrittore preferito, quando questo la invita a prendere qualcosa da bere insieme, scappa. Solo una delle cose idiote che questa protagonista riesce a fare in tutto il romanzo. Caterina è infatti la tipica ragazza mediocre dei romanzi rosa dell'ultimo periodo. È insicura, non ha un lavoro, non ha uno scopo nella vita, non ha un sogno. Tutta la sua vita dal momento in cui incontra Robert della Rovere ruota intorno a questo scrittore. Ruota intorno ai suoi capricci, ai suoi sbalzi rumore. Si sveglia al mattino pensando a lui, si addormenta pensando a lui e tutta la giornata in mezzo è costellata dei suoi dubbi. Sono insignificante, se mi tratta male è colpa mia, se ne va è colpa mia, uno strazio. Raccontami ancora di noi non è assolutamente differente da qualsiasi dei romanzi bestseller che stanno spopolando al momento, 50 sfumature di grigio ad esempio. Se sostituiamo il nome Caterina ad Anastasia, il fatto che invece che avere uno scrittore misterioso abbiamo un appassionato di BSDM, la storia è esattamente identica. E quello che a me sembra maggiormente più strano è che questi romanzi vanno e non capisco che cosa sia che li fa andare così tanto. Come può una protagonista così insignificante attirare? Dicono che mettere una ragazza media come protagonista è un modo di far immedesimare le lettrici nella protagonista. Ma io non mi posso immedesimare in una protagonista del genere. Non posso vedermi in una protagonista così insignificante. Io, come qualsiasi altra donna nel mondo, ho dei sogni, ho delle aspirazioni. Queste protagoniste invece non hanno niente. Hanno una vita inutile fino al momento in cui arriva il fulcro, cioè l'uomo, e da lì in poi una vita coniugata totalmente su quest'uomo. È una cosa che trovo veramente, veramente triste. Non so che dirvi, se a voi questo genere piace, per carità, io non voglio accusare assolutamente nessuno. La mia unica domanda è: cosa vi piace di questo genere? Cos'è che vi fa rispecchiare così tanto in queste protagoniste? Sono davvero curiosa di questo. E se qualcuno di voi ha letto Raccontami ancora di noi, ditemi che cosa ne pensate nei commenti, perché sono davvero curiosa di sapere se qualche lettrice si è immedesimata in Caterina de' Medici.
Stufa quindi dei romanzi rosa dopo queste tre letture consecutive, sono passata a un racconto gotico che la casa editrice Nero Press Edizioni ci ha mandato questo mese. Si tratta dell'Origine della notte di Salvatore Stefanelli ed è un racconto di circa 30 pagine che richiama la migliore tradizione gotica vampiresca. Ci troviamo alla fine del 1800 in un'imprecisata regione dell'est, suppongo Romania dai nomi dei personaggi e dall'ambientazione appunto vampiresca. Il protagonista Ilia ritorna a casa su richiesta del padre, con il quale ha interrotto ogni rapporto molti anni prima. La storia è narrata in prima persona da Ilia, come un diario. E anche qui la vicenda alterna momenti del presente, ovvero l'incontro di Ilia con il padre o il rincontro di Ilia con il padre, a momenti del passato, in cui Ilia richiama i suoi ricordi, in cui anche il padre, il signore dei Drogfir, il termine usato per indicare i vampiri, racconta della nascita del figlio e delle battaglie che ha combattuto contro i licantropi. L'ambientazione di questo racconto è molto molto interessante e ha degli spunti veramente particolari, ma è troppo troppo corto. Alla fine di quelle 26 pagine ho pensato: ho bisogno di sapere di più, perché non ha scritto un romanzo intero su questo? Aveva gli elementi, la trama c'era, poteva arricchirla. Mi dispiace tantissimo che si sia limitato a queste 26 pagine. In generale comunque il racconto mi è piaciuto tanto, talmente tanto appunto da desiderare di leggerne di più. Spero quindi che abbia intenzione di approfondire un po' l'ambientazione e di scrivere un romanzo completo, perché lo leggerei veramente molto volentieri. Per concludere il mese e depurarmi totalmente dall'intensiva focalizzazione su un solo genere, ho deciso di prenderne in mano uno che non avevo mai letto, ovvero il genere del romanzo horror. Non avevo mai letto niente di Stephen King e, non sapendo appunto da dove iniziare, ho chiesto sulla pagina consigli su quale libro è il migliore per iniziare e la maggior parte mi ha suggerito Shining. Ho quindi preso in mano Shining con un misto di curiosità e al tempo stesso timore, perché sapevo dalle varie voci che era un romanzo appunto spaventoso, se così vogliamo dire. Io non avevo neanche mai letto il film, quindi sono partita totalmente alla cieca e devo ammettere che mi è piaciuto veramente tanto, è stata una lettura molto interessante. Se qualcuno di voi non conoscesse la storia, Shining parla di una famiglia, i Torrens, che si trovano a fare i guardiani in un hotel deserto in inverno. I Torrens non sono una famiglia normalissima. Jack Torrens, il padre, è un ex professore licenziato per alcolismo. La madre, Wendy, è una donna abbastanza insicura che, nonostante i problemi del marito, lo ama e cerca di stargli vicino. Il più particolare dei tre però è Danny, un bambino di 5 anni che ha capacità extrasensoriali. Attraverso delle visioni riesce a vedere eventi del futuro, riesce a leggere i pensieri delle persone e spesso a vedere eventi avvenuti nel passato. Prendete quindi un vecchio hotel abbandonato nel cuore delle montagne del Colorado, bloccato da ogni collegamento con l'esterno per tutta l'inverno. Un ex alcolizzato e un ragazzino in grado di vedere il futuro e il passato, e otterrete un mix veramente veramente dai brividi. Devo dire che temevo di spaventarmi di più. Sarà che l'approccio con un libro è molto meno traumatico di quello con un film. Sarà che la scrittura mi è piaciuta talmente tanto che non mi sono lasciata spaventare, ma ho mangiato Shining nel giro di pochi giorni. La cosa che ho apprezzato maggiormente è la capacità di Stephen King di farti accumulare come un grosso strato di ansia nello stomaco, pagina dopo pagina, come se sapessi che qualcosa sta per succedere e ogni pagina questa consapevolezza ti si sedimentasse nello stomaco, fino ad esplodere nel gran finale. Tra tutti il mio personaggio preferito è stato in assoluto Dick Halloran, il cuoco. Non vi dico che ruolo avrà poi nella storia, perché se non l'avete letto potrebbe essere uno spoiler, ma se l'avete letto saprete che è un personaggio veramente fantastico, è divertente, è tenace e ha un rapporto con Danny che è stupendo. Insomma, queste sono state le mie letture di febbraio. Non ho letto tantissimo anche a causa della sessione di esami, ma sono abbastanza soddisfatta all'incirca delle letture che ho fatto. Se avete letto qualcuno di questi libri e volete commentarlo con me, sarei molto contenta di leggere i vostri commenti. Invece, se volete farmi sapere quali sono state le vostre letture, sono comunque molto contenta di leggere i vostri commenti. Di alcuni dei libri che ho letto ho scritto anche una recensione nel blog, quindi se volete leggerla vi lascio tutti i link nell'info box. Sono molto soddisfatta anche del fatto che sono riuscita ad aggiungere tutti questi libri alla mia Reading Challenge. Se non sapete di che cosa parlo, vi lascio il link nell'info box
con la spiegazione di come funziona questa challenge. La facciamo anche sul sito di Chiacchiere Letterarie e sulla pagina, quindi se volete partecipare con noi ci farebbe veramente molto piacere. Grazie di aver impiegato il vostro tempo ad ascoltarmi. Per il momento vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e al prossimo video!